E allora, abbiamo ascoltato Ubiquicom, abbiamo ascoltato Tous Group, ora è il tempo di una nuova storia d'eccellenza, come avevo promesso, è il tempo di Evolus, chiamerei on stage Antonio Squeo, benvenuto Antonio, ben trovato, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, super Antonio, grazie per essere qui con noi, adesso ti lascio lo stage, il palco, come sempre il format lo conosci e lo conoscete ormai, no? Insomma, stiamo entrando proprio nel vivo di questa giornata, di queste giornate. Presentazione, conosciamo la soluzione di Evolus per il mondo del manufacturing, capiamo insieme tutti i punti di forza, poi via alla chat diretta con Antonio, tutte le persone di Evolus per tutti gli approfondimenti che potrete contattare direttamente attraverso la piattaforma digitale e poi se volete fare delle domande durante il suo speech fatele perché noi siamo qui e rispondiamo in ragione della pertinenza del tempo a tutti voi. Quindi Antonio, a te il palco, raccontaci tutto di Evolus e quali sono i vantaggi e perché è così importante per il mondo del manufacturing. Grazie ancora per l'invito. Parto subito. L'Evolus è una PM innovativa specializzata in soluzioni di digital transformation. In particolare andiamo a realizzare customer journey per qualunque tipo di settore. Siamo partecipati da CDP Venture Capital e siamo stati anche testati global di Microsoft con un progetto quale quello di Natruzzi. Siamo gold partner della Mixed Reality, sono pochissime aziende al mondo ad avere questo tipo di, diciamo di certificazione. Quello che andiamo a presentare fa parte di un sotto o di una suite, la suite è H-Verse, che sta H-Verse, qui H-Verse è composto da tanti moduli. Nei vari moduli abbiamo la Holding, Sala Meeting, Design, Production, Training, Sales. Quello che faremo vedere è l'ultimo, l'Assistance, che è rappresentato proprio dal Romantlas. Il sistema è completamente multi-device, quindi qualunque soluzione voi vediate oggi la si può utilizzare con qualunque device, quindi web, WebXR, iOS, Android, HoloLens, Mixer Reality, ma qualunque, cioè, siamo, da questo punto di vista abbiamo fatto la scelta di essere così, tutto ovviamente su base retro, ma la scelta è stata quella di rendere il cliente deve poter usufruire di questo tipo di applicazione di servizio con qualunque tipo di device a disposizione. Noi abbiamo un po' ribaltato il concetto della manutenzione. Normalmente si parte subito dall'assistenza remota, noi abbiamo completamente ribaltato tutto. Abbiamo detto che se un cliente vende un macchinario e lo spedisce a New York, o in Turchia o dove vuole, è il cliente che deve risolvere il problema da solo. Quindi se il cliente ha un problema noto ed è un problema noto, io devo far uscire un avatar accanto a lui, anche in offline, il cui avatar passo dopo passo deve praticamente spiegargli in una logica proprio di, diciamo, di step by step come risolvere, esempio qui c'è un esempio della caldaia, come risolvere un il montaggio di un prodotto. Solo se la persona o il cliente finale intero manutentore non riesce a riparare il tutto, solo allora, se c'è un problema noto, chiama e fa l'assistenza remota. Quindi concettualmente abbiamo ribaltato completamente la logica, perché se io chiamo immediatamente già ho generato le costi. In questo caso invece, nel momento in cui il problema è noto, lo devo risolvere anche in maniera offline. Se il problema non è noto, chiamo in quel caso l'assistenza, chiamo a questo punto l'esperto da remoto, dopo che l'esperto da remoto mi ha risolto il problema in totale privacy, io registro anche il tutorial di ciò che lui mi ha riparato, tale che poi farla da base alla knowledge base, da quel momento chiunque si trova di fronte a quel problema ha la possibilità di risolvere il tutto, di risolvere il problema immediatamente, in questo caso perché diventa un problema noto. Quindi il servizio mettiamo in condizioni anche un junior di fare il lavoro di un senior, mettiamo addirittura il cliente nelle condizioni di diventare un esperto chiaramente per problemi. Qui abbiamo un call viewer, poi ci siamo divertiti a misurare, perché secondo me tutto ciò che è innovazione o tutto ciò che riguarda questa tipologia di innovazione, se non viene misurata, non si comprende bene, se non si ha risolto, non si comprende bene poi l'efficacia. In questo caso c'è stato il 64% dell'aumento del numero di interventi di assistenza remota, i tempi di risposta li abbiamo ridotti da settimane ad ore, ma soprattutto c'è stata una riduzione dello SLA da giorni a minuti. E questa è stata la scelta più devastante che un'azienda possa avere.
Quindi ovviamente poi nell'ambito anche della sostenibility abbiamo la diminuzione dei viaggi e la riduzione di emissioni di CO2, perché non sempre, mentre prima ero sempre costretto a fare un'assistenza e mandare qualcuno dalle in presenza fisica, in questo caso invece è completamente diverso. E riduzione dei tempi necessari per patronizzare le attività. Qui parliamo di un concetto di learning by doing, cioè lo stesso modulo offline che il cliente utilizza per risolvere il suo problema può essere anche utilizzato per formare junior appena assente. In questo caso faccio vedere l'insieme di un video. Quante volte succede ad un artigiano o ad un tecnico di dover interrompere il proprio lavoro per dare assistenza ad un cliente in difficoltà, oppure di dover andare più volte su un cantiere per fare rilievi e controlli? Può trattarsi di situazioni importanti che richiedono la presenza di un professionista, ma le statistiche ci dicono che il 30-40% degli spostamenti sul territorio del personale tecnico di un'azienda sono legati ad attività banali e problemi facilmente risolvibili. Tutto questo impiego di tempo e risorse raramente trova un riscontro economico con un addebito o una fattura. Da oggi, con Holo Maintenance Link, il tecnico di un'azienda può valutare il problema di un cliente o di un collega e decidere se intervenire di persona o cercare di risolverlo a distanza. È semplicissimo, con qualsiasi smartphone, tablet o computer. Si entra in un browser, si accede alla piattaforma e si crea un link temporaneo che viene inviato per email o via WhatsApp al cliente. Quest'ultimo, cliccando sul link, entra nella piattaforma. Con la videochat il tecnico prende visione dell'ambiente del cliente, può catturare immagini, fare video che vengono poi archiviati sul server per una successiva visione, interagire scambiando file presenti sia sul server che sul proprio computer e può anche mandare annotazioni in tempo reale e con pochissimi clic al suo assistito, in modo da facilitare il più possibile la comunicazione. Tutto questo per un supporto totale, fino alla completa risoluzione del problema. Alla conclusione dell'intervento, il tecnico deve compilare un ticket che può essere archiviato ed inviato in tempo reale al cliente in formato PDF o Excel. Holo Maintenance Link non è una semplice videochat, è una piattaforma che permette di gestire tutta l'attività di assistenza dei prodotti a distanza, sia per informazioni di supporto che per reportistica e statistica. Il tecnico può visualizzare il registro chiamate, riguardare le annotazioni e generare un PDF che potrà essere poi spedito al cliente. Non solo, all'interno di Holo Maintenance Link si ha accesso a tutta la documentazione, come libretti di istruzioni, video, elementi 3D e immagini. Il tecnico della piattaforma, attraverso un pannello dedicato, può anche gestire tutti i prodotti. Holo Maintenance Link è uno strumento lavorativo ideale per le aziende di produzione di macchinari, elettrodomestici per il supporto del cliente finale, del rivenditore o del centro di assistenza, delle aziende edili per l'ispezione in cantiere e le misurazioni, dei serramentisti, mobilifici e arredatori per i sopralluoghi, le misurazioni, la consulenza in fase di installazione e customer care, periti di assicurazione e ingegneri per attività di ispezione e consulenza, concessionari e officine per dare un servizio più efficiente al cliente, come ad esempio la preaccettazione o la preventivazione a distanza. Con Holo Maintenance Link risparmi tempo, arrivi dappertutto in qualsiasi condizione o momento, aumenti l'efficacia, ti distingui dalla concorrenza e risparmi denaro. Visita il sito di Holo Maintenance Link. Il punto fondamentale è, ovviamente questa, il punto fondamentale di questa soluzione è la WebXR. Per la prima volta è stata sviluppata un'applicazione di manutenzione completamente lato web, WebXR, anche su HoloLens. E questo è l'evoluzione del web 3.0. Quando sentite parlare vari player su situazioni di gamification, dove ci si può entrare, ci si può incontrare, quello che noi abbiamo fatto con Atuzzi in tempi non sospetti 2 anni fa ne è diventato oggi un fatto concreto. Quindi possiamo dire che anche un'azienda che fa manutenzione
che o un'azienda che fa manufacturing e che produce qualcosa deve comunque prenderli a vendere. Ora vi faccio vedere esattamente come un'azienda che produce vending machine possa utilizzare questa logica, perché il modulo di domanda prevede anche un palcoscenico di vendita, e mentre sto riparando, perché non presentare qualcosa al cliente, vi faccio vedere esattamente come funziona attraverso Orlans. Qui siamo nell'innovation hub dove sta vengono posizionati una serie di vending machine prodotte da Dio o dei Kanban light posizionati. Ora, qui dovete solo immaginare nel fare una fiera. Io posso portarvi l'intera collezione olografica presentando solo un prodotto. Quindi quando si parla di manufacturing, tutti pensano alla produzione, in realtà non è secondo un nostro modestissimo parere così. Ecco perché il concetto degli Edge Verse, con gli stessi oggetti digitali, posso sì fare manutenzione, ma posso contemporaneamente fare anche palcoscenici. E quindi immaginate un sito web 3.0 dove immaginate tipo Fortnite, tipo Minecraft, dove io posso camminare e muovermi all'interno di un ambiente per poterci muovere in maniera completamente, poi completamente da solo, o anche chiamando altri colleghi che partecipano in questa web 3.0, che non è altro che un web non più navigabile, ma camminabile. Ringrazio a tutti della attenzione e resto a disposizione per qualunque domanda. Grazie a te Antonio, grazie a te per questa presentazione spettacolare, no? Spettacolosa, con tanti video, tanti modi per approfondire questa soluzione, per conoscerla, per avere proprio un impatto immediato, no? Sui valori che è in grado di portare in un settore come il manufacturing. Mi raccomando, d'ora in avanti, da adesso in poi è aperta la chat, la Teams Room qui su questa piattaforma, se volete fare delle domande, se volete contattare direttamente subito Antonio e tutte le persone di Evolus sono a vostra completa disposizione, fatelo live in questo momento e cercheranno soprattutto di soddisfare tutte le vostre curiosità. Grazie Antonio, noi continuiamo intanto in parallelo col percorso alla scoperta di tutte le eccellenze di tutti i tuoi compagni di viaggio che come voi hanno sviluppato applicativi di grandissimo successo e valore per il mondo del manufacturing. Intanto grazie per Grazie a essere voi stato per con noi, l'invito. alla prossima. Ciao Antonio, Grazie a alla voi per prossima. tutto. Ciao a tutti.